Cari amici, buongiorno. Oggi una giornata davvero particolare dedicata alla nobile arte della pesca a mosca. Alla mia destra due personaggi che per i moschisti e per i pescatori in genere non hanno bisogno di presentazione. Roberto Trabucco e Sandro Soldarini. Con loro trascorreremo una giornata all'insegna di questa affascinante tecnica di pesca che sempre di più sta prendendo piede nel cuore di tantissimi appassionati. E allora, prima di cominciare con le danze, o meglio con la pesca, chiedo subito a Sandro Soldarini dove siamo. Beh, ci troviamo in una struttura federale dove, grazie all'impegno dell'amico Renato, abbiamo deciso di istituire un lago no kill solo per la mosca o comunque per gli artificiali in genere, e ci troviamo a San Pietro Mosezzo. Roberto, il mondo ti conosce come grandissimo campione di tante tecniche di pesca, sì. E la pesca a mosca? Beh, la pesca a mosca adesso, visto che si adopera solamente una canna, si infila un filo e si pesca, è una tecnica che mi piace molto perché mi fa perdere pochissimo tempo. Di conseguenza mi affascina tutti i giorni di più. In realtà è un grandissimo bugiardo, ve lo posso garantire, perché è uno dei pescatori a mosca migliori che abbia mai visto nella mia vita. E lo vedremo all'opera. E adesso non perdiamo tempo, canna in acqua. Fermarmi in questo punto per provare a insidiare le trote che sono a galla, si vedono diverse bollate, userò una tecnica che si chiama washing line, ovvero una coda galleggiante midge tip con circa 30 cm intermedi. Ecco il primo pesce, è una trota. È quello che cercavo, sono contento di iniziare in questo modo. La canna che uso è una LMF, una 10 piedi, che lancia una coda 7, una canna perfetta per queste situazioni di pesca, lo si vede anche dall'azione. Oh, è andata. Ma come, si è slamata? Vabbè, dai, va bene così. Si è slamata, non importa, però l'importante è avere iniziato le danze nel migliore dei modi. Uno degli ultimi guadini con la rete di silicone estremamente morbida che non desquama il pesce e non lo rovina. Penso che in un laghetto dove si fa il catch and release è una cosa estremamente importante utilizzare questi attrezzi in modo da non rovinare il pesce, che in definitiva è la ragione per cui si fanno questi laghi qua no kill. E il pesce, l'importante è trattarlo veramente bene, l'amatore, non prenderlo in mano, tutte queste cose. Thank you.
pesca, come sappiamo tutti, è chiusa e quindi il lago diventa una buona opportunità per poter bagnare le nostre code. È una pesca essenziale, abbiamo bisogno di poca attrezzatura ed è alla portata di tutti ed è una cosa dinamica. E in più, come risaputo nella pesca a mosca, possiamo fare il nostro no kill e rilasciare tutti i pesci che prendiamo. Credo che sia arrivato il momento di fare un momento di pausa per parlare di attrezzature, quindi con Sandro cominciamo a parlare di accessori. Sandro, sì. La prima cosa che mi segnalavi è i mulinelli. Allora, i mulinelli sono una parte importante dell'attrezzatura, in questo caso vedete diverse bobine di scorta, in quanto è sempre consigliabile avere uno o due mulinelli con le sue relative bobine di scorta. Per quale motivo? Il lago è un ambiente abbastanza vario e la stagione anche oramai è diventata lunga, diciamo che parte da ottobre fino ad arrivare ai primi di marzo, quindi con l'apertura della trota. Durante questi mesi le trote possono stazionare a diverse profondità e quindi ci viene in aiuto avere diversi tipi di code per poter cercare le trote alle varie profondità. Quindi partiamo da una galleggiante e gradualmente, sì, andiamo a code la dotazione minima base, sì, per affrontare tutto l'inverno e avere perlomeno tre tipi di code, quali una coda galleggiante standard, sì, magari meglio con un profilo lombelli che ci aiuta un po' nel lancio, lancio, e una coda di tipo intermedia, che è una coda che lavora tra il 50 cm e il metro e mezzo di profondità, e per il momento più freddo dell'inverno, quale dicembre-gennaio, dove le trote vanno sotto, magari avere almeno una fondamento 3, se non addirittura una fondamento 5. Quindi fondamenti a velocità crescente. Esatto. Chiaramente stiamo parlando di code di che peso, di che misura? Beh, io per il lago consiglio sempre come attrezzatura base almeno una 10 piedi coda 7-8, che è l'attrezzo più polivalente, ci può permettere di pescare a galla anche con la mosca secca, sì, e poi affrontare le varie profondità con i vari tipi di code affondanti a pescare con più artificiali sul fondo. Quindi una 7-8, 10 piedi? Sì, che è una misura che va bene, che permette praticamente sempre di lanciare anche a distanze, sì, importanti, ho ti visto. Permette di tenere la coda un po' più alta, quindi ti permette di raggiungere delle distanze maggiori e aiuta un pochino. Ecco, per quanto riguarda invece il tip, quindi il classico finale, sì, suggeriamo, diciamo, qualche cosa. È un argomento abbastanza difficile da trattare, in quanto dipende dal tipo di pesca che dobbiamo fare, dove stiamo pescando e che tipo di esche utilizziamo. Io consiglio sempre di non scendere con finali troppo sottili, se non in casi molto rari, dove soprattutto nei laghi no kill, dove le trote sono molto state punte diverse, sì, volte, magari si mangiano in superficie con dei chironomi, con, sì, delle mosche secche molto piccole, allora sì, mai sotto comunque il 12-14. Quindi i fili che danno una certa garanzia anche con trote importanti. Di una certa taglia. Una certa nei laghi no kill comunque
si dà la precedenza a immettere delle trote di una certa taglia, almeno dal chilo. Vogliamo ricordare l'importanza di avere i nostri artificiali, ora parleremo di queste bellissime scatole artificiali, ami senza ardiglione, proprio a protezione delle nostre prede. Certo. Allora Sandro, se sei d'accordo, io direi adesso, prima di parlare delle mosche, quindi delle esche, prendiamo ancora qualche trota? Ma come no, allora, sono apposta. Andiamo. Va bene. Adesso ci siamo spostati in una zona dove si vedono un po' di bollate, è importante cercare le bollate nel lago perché ci fanno capire chiaramente dove staziona il pesce, soprattutto inizio stagione quando i pesci girano a galla. Eccola qua, dopo parecchi rifiuti, ne abbiamo due addirittura, una si è slamata. Come dice Mauro, Lumis e Franklin, sempre in pesca! Abbiamo preso una bella irideona qua, bellissima, con dei colori stupendi. Speriamo di non farle male. Penso proprio di no. Il guadino è uno di quelli buoni. Guarda un po' qua che pesci qua che ci sono in questo lago, bellissima. Mi sembra di essere in British Columbia qua con questi pesci qua, bellissimi. No, li variamo, Questo è uno degli argomenti più belli, più affascinanti, più misteriosi, quelli che rendono la pesca a mosca un'arte veramente incredibile.
almeno per quanto mi riguarda, visto che sono anche un piccolo modesto costruttore. Sì. Scatole di artificiali, qui sì. Abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta. Sì, compreso. Sono un po' confusionario, non sono più ordinato come un tempo, quando mi dedicavo all'agonismo in prima persona. E un po' una, metto un po' le mosche alla refusa. Comunque, a differenza del fiume, dove posso constatare senza nessun problema che con 4-5 tipi di artificiali diversi si può pescare in tutto il mondo e tutti i periodi dell'anno, il lago, anche pur trattandosi di pesci di semina, ma solo nel nostro caso in Italia, è un argomento abbastanza vario. L'artificiale effettivamente può essere importante, e soprattutto nelle zone no-kill, dove vedono tanti artificiali simili, è giusto avere diversi tipi di artificiali. Ma gli artificiali si dividono principalmente in due categorie: uno di attrazione, adatto soprattutto alle trote di fresca immissione, ed uno più imitativo. Allora, le due tipologie sono delle esche che possono, questi ad esempio sono i famosi blob, fatti in diversi tipi di colore a seconda della pressione di pesca. Quello più efficace rimane sempre l'arancio nelle sue varianti. Nel caso di trote già pescate o in ambienti abbastanza naturali, dove ci sono anche le schiuse, che a volte sono anche importanti, soprattutto dei chironomi, vengono in gioco tutte le imitazioni di chironomi nei vari stadi, sia da utilizzare sotto il pelo della superficie che in profondità. E anche qua abbiamo a disposizione svariati modelli, colori, e questo dipende molto anche dall'utilizzo degli altri pescatori. Cioè, più il pesce è pescato, e più dobbiamo avere una gamma ampia di artificiali. Certo, uno che inizia chiaramente si trova di fronte a una valanga di informazioni, come d'altra parte sì, tante certo. Tecniche di pesca. Quindi sicuramente è importante, io credo che tu sia d'accordo con me, affiancarsi a chi già conosce questa pesca per avere delle indicazioni sintetiche che non ti mettano in condizione di comparare 10.000 tipi di mosche diverse con cui poi ci si perde. Certamente. Quindi, come dicevi, un arancione, perché le trote di immissione tendono ovunque ad attaccare sì, l'arancione, sì, certo. A volte il rosso, certo. Il giallo, il chartreuse, anche certo, un altro sì. Colore che occorre funziona. Occorre avere molto. Degli artificiali di attrazione, dei, come diciamo, blob e bubi in compagnia bella, oppure degli artificiali in marabù con delle codine molto mobili, soprattutto quando le trote sono molto fresche, fino a finire con degli artificiali un po' più imitativi. Più tecnici, imitativi, il chironomico. Esatto. Poi, no, comunque nei laghi, soprattutto quelli di no-kill, si pesca anche tanto mosca secca, il pesce bolla. È una bella pesca anche. E io direi a questo punto, Sandro, visto che ci sono le trote che si stanno muovendo, continuiamo a pescare. Poi oh, caspita, andiamo a pescare. Andiamo. Sono pesci di qualità, tirano molto ed è giusto rimetterli in libertà, che le prendiamo un'altra volta.
la nostra pescata si sta dispiegando in varie attività. Lì in fondo c'è il buon Soldarini che ci sta dando dalla barca, però ora dobbiamo vedere qualcosa di veramente speciale, perché non sempre abbiamo a disposizione spazio alle nostre spalle, per cui abbiamo bisogno di imparare una tecnica di lancio che ci permette di proiettare la nostra coda e quindi la nostra esca in presenza di ostacoli dietro di noi. E con Cristian Campanini andiamo a vedere una tecnica di lancio. Cristian, intanto grazie. Ora ci fai vedere una tecnica molto particolare, che è lo switch. Mi vuoi descrivere brevemente la canna da switch che stai utilizzando? La canna da switch che sto utilizzando è una 11 piedi e 6 per coda 7-8. È una canna con azione molto progressiva, perché utilizzando queste code pesanti, ma non potendo avere un ancoraggio perfetto nell'acqua, dobbiamo utilizzare la morbidezza della canna per spingere la coda velocizzando di sinistra. Quindi noi utilizziamo l'acqua e un pochino l'erba. Il peso della coda sull'erba per caricare la canna. Migliore. Adesso lo vedremo nel frattempo con delle immagini che abbiamo girato. Per ora ti vogliamo vedere all'opera, perché sicuramente è un qualcosa di estremamente interessante che dimostra ancora di più quanto questa tecnica di pesca non sia semplicemente pesca, ma sia veramente un'arte da affinare nel migliore dei modi. E ora ci fai vedere, tocca a te adesso. Ok, proviamo la tecnica sul prato. Eccone un'altra bella. Ora ho cambiato esca, ho montato un piccolo streamer e quasi subito, dopo un bel numero di lanci, è arrivata anche questa bella signora colorata. Adesso vediamo di guadinarla. Ha ancora tanta energia, a dimostrazione della qualità di queste acque e soprattutto della qualità di queste trote. Thank you.
bellissima giornata di pesca a mosca. Abbiamo parlato di pesca a mosca in questo genere di impianti, in questo genere di laghi. Prima di arrivare ai saluti finali, è assolutamente obbligatorio ringraziare Renato Pellò, che è il presidente dell'API di Novara, che gestisce questo meraviglioso impianto e ci ha permesso appunto di trascorrere delle ore veramente in totale sintonia, in totale... Ci ha fatto da mangiare anche bene, eh? Esatto, ci ha fatto da mangiare... Abbiamo mangiato da Dio e non vi possiamo dire cose perché il colesterolo ha raggiunto delle punte assolutamente incredibili. E allora io voglio ringraziare Sandro Soldarini. Grazie a voi. Bravo, grazie a voi. Il nostro campione. L'altro campione Roberto Trabucco, che anche oggi ha bastonato duro, tanto per non smentirsi. Noi probabilmente ci vedremo ad aprile, in primavera. Dove Sandro? Dove ci vedremo? Di un po'. Ma adesso vediamo un po', dipende un po' dalle ultime piene. Dobbiamo... Dai, spara due nomi a caso. Ma magari nel fiume Toce. Mi raccomando però, non seguite troppi consigli, perché se seguite i consigli Soldarini, poi dopo noi non pigliamo più un c***o perché li pigliamo tutti. Esatto. Primiti. Ma adesso vediamo, andremo nel Toce. Oppure in qualche torrente delle nostre zone. Fantastico, allora andremo a vedere un altro aspetto della pesca a mosca, per cui vi ringrazio della vostra presenza, la vostra attenzione, viva la pesca a mosca, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao. Grazie, ciao. Franklin, sempre in pesca!